Ciao a tutti, oggi parliamo di come fare un'iniezione a un gatto. Questo video lo faccio perché ho notato che in internet e anche su YouTube circolano veramente tanti video in cui vi mostrano come fare un'iniezione sottocutanea al gatto che non sono esattamente corretti. Esistono diversi video fatti da proprietari di gatti, ma anche da colleghi, in cui si fa vedere che l'iniezione sottocutanea va fatta tra le scapole del gatto. Questo è sbagliatissimo, è molto sbagliato. Sono ormai anni che quella zona nel gatto è off limit, nel senso che purtroppo esiste una patologia che si chiama fibrosarcoma da inoculo e proprio lo dice il nome, sono delle neoformazioni, delle neoplasie maligne che si formano a seguito di iniezioni. Quindi è un capitolo molto importante. Parleremo con un video del fibrosarcoma da inoculo e spiegheremo come fare per evitare chiaramente il fibrosarcoma da inoculo, ma comunque una delle cose che le linee guida FSAVA, per esempio per quanto riguarda le vaccinazioni, ma in generale per le iniezioni, che vi metterò qua in descrizione le linee guida, dichiarano che quella zona non deve essere utilizzata per qualsiasi puntura nel gatto, proprio per evitare il fibrosarcoma in quella zona. Si preferisce chiaramente fare le iniezioni nella zona posteriore, a livello di cosce, il top nella coda, anche se è molto complicato. Però fondamentalmente si consiglia di utilizzare la coscia e di variare il punto di inoculo, di non inoculare sempre nello stesso punto. Quella zona tra le scapole non viene più utilizzata perché nel momento in cui si forma un fibrosarcoma è difficilmente aggredibile, proprio perché ci sono le scapole ed essendo un tumore molto aggressivo, soprattutto molto importante, per cercare di eliminarlo molto spesso devi avere dei margini liberi anche di 3 centimetri, quindi fondamentalmente capite che lì ci sono le scapole, ci sono delle strutture ossee che non permettono chiaramente la resezione completa del tumore, quindi la recidiva è chiaramente all'ordine del giorno. Quindi fondamentalmente io non sono dell'idea che le iniezioni siano proprio il farmaco top da dare ai proprietari, perché nel gatto meno iniezioni si fanno meglio è, ma in generale preferisco farmaci a uso orale, però in generale non utilizzate quella zona per fare le iniezioni ai vostri gatti e spero anche che quei video, se vengono visti da chi li ha caricati, colleghi o proprietari di gatti, vengano comunque rimossi e magari rifatti per spiegare comunque che quella zona non è più considerata accettabile per le iniezioni sottocutanei nei gatti, proprio per il rischio del fibrosarcoma da inoculo. Questo era un video perché effettivamente se voi andate a cercare come eseguire un'iniezione sottocutanea nel gatto, vi usciranno video con anche veramente tantissime visualizzazioni in cui veramente vedete che fanno l'iniezione a livello intrascapolare e quella è una zona veramente che ormai sono anni che si sconsiglia vivamente di fare le iniezioni in quel punto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata.